Carissimo padre Mauro Giuseppe Lepori, nato a Lugano, svizzero di origine, personalità conosciuta ormai in tutto il mondo, abate generale dell'ordine cistercense. Oggi l'associazione Numa ha la grazia, posso proprio dire la gioia, di avere un colloquio con te, su un tema che credo che ci stia a cuore tutti. No? Non più tardi di ieri, un grande organista mi ha chiamato e mi ha detto: ma ci vogliono togliere anche la Pasqua? Ecco, noi vogliamo dare come titolo a questa conversazione Verso una Pasqua di luce e di speranza. Vengo senz'altro alla prima domanda. Oggi non passa giorno che non trovi qualcuno che vuole condividere la sua sofferenza, la sua preoccupazione, le sue domande. La gente è più ferita che mai nella vita. Allora ti chiediamo come vivere questo tempo di pandemia. C'è chi ha scelto la via del complottismo, no? Chi purtroppo sta scivolando nella via della disperazione. Noi vorremmo invece vivere e essere aiutati a vivere un cammino di speranza. Tu cosa ne pensi? Sì, penso che quando c'è una sofferenza, un tormento generalizzato, in fondo siamo riportati a capire l'importanza della compassione, cioè di stare di fronte alla sofferenza in un'ottica di compassione, non solo di, cioè la tentazione è sempre di ripiegarsi su di sé. Di pensare che l'unico che soffre sono io o che sono gli altri che mi fanno soffrire. Invece, veramente la logica della compassione vuol dire che uno si mette all'ascolto del tormento dell'altro, cioè, si apre ad ascoltare la sofferenza dell'altro. È un po' quello, tutto il richiamo di Cristo nel Vangelo, no? Del richiamo del buon samaritano, cioè è proprio una sensibilità di compassione, cioè che poi Cristo sulla croce ci ha insegnato in modo assoluto, no? E la compassione vuol dire proprio quel che dice San Paolo ai Galati, portare i pesi gli uni degli altri, scoprire che nella misura in cui io mi apro ad ascoltare, a portare il peso, il tormento dell'altro, divento anche più capace di portare il mio, cioè anche il mio peso, il mio tormento è come se acquistasse il posto giusto, il peso giusto, la dimensione giusta anche per me. E ho fatto spesso l'esperienza sorprendente, no? Penso che molti la fanno, che quando magari si sta soffrendo, il fatto semplice fatto di essere richiamati, magari all'inizio più per dovere che per amore, a dover occuparsi degli altri, a pensare al peso degli altri, fa che per miracolo il proprio peso diventa leggero, cioè perde questa assolutezza che ci schiaccia, no? Perché il peso degli altri non ci schiaccia mai, ci schiaccia il nostro peso quando lo portiamo come se fosse l'unica cosa al mondo, come l'unico tormento al mondo, no? E Sì. proprio scoprire che nella sofferenza la sofferenza è un ambito di comunione, cioè un'opportunità di comunione che solo Cristo in fondo ci insegna, o che solo Cristo ha svelato veramente che Dio per amarci ha voluto entrare nella sofferenza, no? Ha voluto portare il nostro peso fino in fondo. Proprio per farci scoprire quanto ci ama, no? E quanto possiamo amarci. Ecco, chiedo che questa è il tormento universale e globale che viviamo con l'epidemia,
più che una ricerca di distrarcene, e sicuramente una giusta ricerca di soluzione, deve essere una ricerca di compassione, cioè capire come l'ascolto del tormento dell'altro diventa una dilatazione della vita, della coscienza della vita, e una dilatazione della capacità di amare e quindi dello scopo per cui viviamo. Beh, guarda, hai acceso già una luce vivissima, perché credo che sia una cosa anche nuova sentita questa oggi, che in fondo se io accolgo compassione della sofferenza degli altri, riesco anche a accogliere di più la mia, a coglierne il senso, no? Mi pare di aver capito che, ecco. Veniamo a una seconda domanda. Come tu ben sai, a Natale la Disney Pixar faccio conoscere un film intitolato Soul, Anima, e sono nate un sacco di polemiche sull'anima, cos'è l'anima, dove va, no? La premessa di questo film è la stessa che dovrebbe essere al centro della nostra esistenza. Allora, con semplicità, no? Vorrei chiederti, nella tua esperienza, ma perché io mi sveglio al mattino? No? Che cosa che accendo l'anima? Cos'è che accende l'anima al mattino, se l'accende, oppure no? Inizio come sempre nell'ansia, nel lamento, nelle preoccupazioni, eccetera. Allora, com'è questa cosa? Che cos'è l'anima e che cosa ti risveglia al mattino nella tua esperienza, Padre Mauro? Sì, mi ha colpito in questo film come, al di là di tutta magari l'impostazione o che magari non si può anche non condividere, ma la cosa più bella è proprio il messaggio che uno non vive solo per un compito, no? Per un talento, per realizzare qualcosa della sua vita, ma per realizzare la vita, cioè che in fondo il talento che Dio dà all'uomo creandolo è anzitutto il suo io, è la sua persona, è l'anima, no? E la dà proprio per, e questo il film forse non può esprimere fino in fondo, Dio la dà per lui, proprio perché la vita, l'anima si realizzi nell'incontro con Dio, nell'amicizia con Dio. Cioè il grande talento di ogni vita, fosse anche la vita più misera, più priva di talenti o di compiti importanti, è proprio essere fatti per incontrare Dio, per ricambiare quell'amore che ti fa, no? Che ti dà questa scintilla. L'anima in fondo è in noi una scintilla dell'amore di Dio per amare Lui, no? Per realizzarci nell'incontro con Lui. E questa libertà che ci è data non solo come strumento per qualcosa, ma proprio per la realizzazione di sé nell'amore di Dio e quindi e nell'amore degli altri. Per cui dovremmo alzarci al mattino solo per questo, no? La nostra tentazione è di alzarci per fare questo, per fare quello, come dire, per cui il mattino è già pesante perché, come dire, è come se ci alziamo sotto un giogo, no? Ecco. Un giogo, oggi devo fare questo assolutamente, eccetera. E poi questo fa che ci andiamo a letto la sera stanchi ma anche insoddisfatti, no? Perché quel compito che pretendiamo da noi o che pensiamo che Dio pretenda da noi, non riusciamo mai a realizzarlo fino in fondo. Se invece ci alziamo, Dio vuole che ci alziamo come innamorati, no?
come una mamma si alza per i suoi bambini, come lo sposo e la sposa si alzano per lo sposo e la sposa, no? Proprio per vivere una giornata in più di rapporto, di approfondimento, di amicizia, no? E questo Dio ce lo chiede per sé, no? Proprio come destino, che questa giornata mi è data, mi alzo per vivere una giornata di amicizia col Signore, no? E questo è quello che inquadra anche poi i giochi che bisogna comunque portare, no? Che i compiti che bisogna pure assolvere, no? I talenti che si ricevono. Però il talento in Palestina era una moneta, no? E Gesù poteva dire di chi è l'immagine di questa moneta, no? Ecco, la moneta del talento della nostra vita è l'immagine di Dio, cioè che siamo fatti per incontrare e amare Lui. Una curiosità, tu quando ti alzi al mattino, padre Giuseppe, che cosa fai appena sveglio? La offro, la giornata guardando Cristo, cioè, come dire, mi alzo iniziando un incontro con Lui, cioè, offrendo la mia giornata a che Lui viva in me, no? Che il nostro incontro sia così profondo e intimo che quello che vivrò sia vita sua in me e dono suo e di lui, no? Proprio per cui la inizio anche con un'invocazione allo Spirito Santo, perché è lui che realizza l'anima come comunione con Dio, no? E con un segno della croce, no? Perché in fondo è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che avviene questo incontro. È proprio quello che tu dici, ci ha detto una volta Don Carron, no? Quando uno si sveglia, farsi il segno della croce e poi invocare, dire semplicemente veni Sancte Spiritus, veni per Maria. In effetti è proprio così. Dunque, ritorniamo alla questione del Covid, che fa sì che questa sia un'epoca complicata, no? Anche dolorosa, però nell'essenziale, diciamo, non è diversa da altre epoche. L'essere umano, la persona, ha un cuore che è sempre insoddisfatto. Come educare il cuore a non essere preda solo degli stati d'animo, a riconoscere che il Signore è lì dove c'è il mio bisogno? Cioè, in poche parole, ma di chi è il mio cuore? Cioè, mi interessa proprio introdurre questo tema. Tra l'altro, stamattina un ragazzo che ha parlato alla Newman la settimana scorsa, si chiama Daniel, che mi manda tutte le mattine un'immagine. Stamattina dice coraggio, che è una parola che ha la radice latina cor, cuore, no? Quindi vivere con coraggio vuol dire anche il vivere con cuore. Comunque ritorniamo alla domanda che ti ho fatto. Come educare il nostro cuore a non essere solo preda degli stati d'animo, ma a riconoscere che Cristo è lì dove c'è il mio bisogno? Forse è proprio un po' anche come dicevo prima, no? Proprio riconoscere che l'inquietudine e anche la tristezza del cuore non è solo una mancanza in me, ma è una mancanza di un altro, no? Perché io manco ad un altro. E quindi che è una chiamata. In fondo, decifrare la tristezza vera del cuore vuol dire proprio decifrare in essa uno che mi chiama, cioè Dio che mi chiama dall'intimo di me stesso, no? Che mi chiama perché mi desidera e perché gli manco, no? E questa distanza, no? Di mancare a lui perché la mia libertà è chiamata a fare un cammino,
cioè non basta sentire il desiderio di Dio per incontrarlo, ma bisogna anche, come dire, corrispondere a questa chiamata, ascoltarla, no? E capire che non è altro, non è un altro che mi chiamo, non è altra cosa che chiama il mio cuore alla gioia, ma è proprio questo rapporto col Signore, no? Proprio, ecco, io credo che proprio è importante educare il cuore a, con la preghiera, con la parola, meditazione della parola di Dio, no? Per decifrare la propria inquietudine, no? Perché non sia un'inquietudine nevrotica, per dire. Cioè l'inquietudine nevrotica è uno si sente inquieto e sta male e basta, no? È come se finisse lì. Oppure si dà qualche piccola consolazione, qualche calmante, no? Invece l'inquietudine e la tristezza del cuore non vanno calmate, vanno soddisfatte, no? Vanno portate al loro compimento, al loro scopo. E quindi devono ascoltare quella voce che sono, la voce di Dio che è in me. Cioè questo Dio ha messo in me questo desiderio di Lui, questa mancanza di Lui che inquieta, finché il mio cuore, come dice Sant'Agostino, non riposi in Lui, no? È proprio una... Io non sono in pace se non riposo in Dio, no? Proprio... E questo vale per tutto, perché poi, come dire, è un modo anche di vivere i rapporti, no? Di vivere il rapporto con le persone, con le cose, con se stessi, no? Che uno non... si lascia chiamare da Dio attraverso tutto, cioè anche il rapporto con le persone che amo ha dentro un'inquietudine, un'insoddisfazione. Perché? Perché ha dentro la voce di Dio che mi chiama a sé, no? Che mi chiama, non è che mi dice vieni via da quel rapporto, ma mi dice vivimi, incontrami in questo rapporto, vai fino a me in questo rapporto, in questo tuo uso del tempo, in questo tuo abbraccio della persona amata, in questo tuo incontro col povero, no? Proviamo sempre un'inquietudine, un'insoddisfazione, ma perché il vero volto di questo dobbiamo decifrarlo, lasciare che la Chiesa ci insegni e ci educhi a decifrarlo come chiamata di Cristo, sempre, no? Il Maestro è qui, ti chiama, no? Ha detto Marta a Maria. Ed è proprio è come il giudizio che dovremmo leggere, sentire in ogni incontro, in ogni circostanza, in ogni piega della vita, no? Il Maestro, il Signore, Cristo è qui, è qui, è presente e ti chiama, no? Bussa alla porta e vuole che tu gli apri. Questo è un passaggio veramente fondamentale, padre, perché educare il cuore, che pensiamo quasi sempre che sia mio, no? Il cuore invece è di un altro, no? Mi pare che... No, ti ringrazio perché questo è un passaggio fondamentale. Nell'enciclica Fratelli Tutti, Papa Francesco dice una via di fraternità. Beh, intanto la Quaresima la viviamo quasi sempre la viviamo come un'occasione, ricordiamo l'invito che fa Gesù all'elemosina, no? Un'occasione di fraternità, lo fa l'Avsi con le tende, lo fanno tutte le chiese locali con la Quaresima in fraternità. Ma una via di fraternità, dice il Papa, la possono percorrere soltanto spiriti liberi e disposti a incontri reali. Allora, la domanda che ti vorrei fare è questo: come vivere la Quaresima senza che diventi un tempo triste, no? Quale cammino suggerisci? Quali strumenti possono esserci utili in questo tempo? Qui mi viene subito in mente San Benedetto, no? Nella Regola, quando parla della Quaresima, lui dice, fa due riferimenti alla gioia. Dice che la Quaresima va vissuta nella gioia dello Spirito Santo
e poi che tutte le privazioni che uno si dà, supplementari nel mangiare, nel parlare, negli interessi, eccetera, se le dà per attendere nella gioia, per attendere la Pasqua nella gioia nella gioia spirituale, no? Proprio, che è pure un riferimento allo Spirito Santo, no? Ma proprio per attendere la Pasqua con gioia, no? È come la Quaresima diventa un tempo lieto se lo viviamo come un tempo di liberazione da ciò che ci separa dalla Pasqua, no? Da quello che non lascia la Pasqua avvenire in noi, no? Che non lascia la Pasqua venirci incontro, raggiungerci, no? Venire nella vita di Cristo, veramente invaderci come avvenimento, no? Per cui è un tempo di liberazione, cioè uno fa ordine, no? Toglie quello che blocca l'avvenimento, la luce, ecco, è come se uno togliesse i paraventi che fanno ombra, no? Alla luce di Pasqua. E penso un altro episodio della vita di San Benedetto, no? Quando lui era stato 3 anni nella grotta di Subiaco all'inizio della sua vocazione, dopo 3 anni Dio ha deciso che doveva uscire da questa vita eremitica, no? E gli manda un prete che lo trova nella sua grotta, in mezzo ai boschi, nelle montagne. E quando questo prete arriva da lui, gli porta un pasto, no? Gli dice: finito il digiuno, no? E gli dice: oggi non digiunare perché è Pasqua. E Benedetto gli risponde: riconosco che oggi è Pasqua perché ho la gioia di vederti. Cioè, proprio la fraternità come dire, come elemento della gioia pasquale, dell'avvenimento pasquale. Cioè, la vera fraternità ci è data dalla Pasqua, cioè perché ci fa riconoscere che l'altro è una gioia per me. Cioè che l'altro vive con me di Cristo, no? Di Cristo risorto e che siamo membra dello stesso corpo e questa è come dire, è proprio una gioia della vita. L'altro diventa, come dire, diventa con me il testimone della gioia della risurrezione. Per cui sono contento di incontrarlo, perché in lui incontro la vita di Cristo, incontro la carità di Cristo che è la vita, no? Ecco, io credo che è importante, no? Anche per non vivere tutto ciò di cui ci si priva come solo un privarsi che non si riempie, no? Perché non c'è nulla di peggio che le penitenze in cui ci si priva senza, cioè la Chiesa non ci chiede mai una privazione senza che sia un vuoto da riempire con qualcosa di più grande, no? Se ci chiede la povertà è per essere ricchi di Dio, no? Se ci chiede il digiuno è per saziarci della parola di Dio e della presenza del Signore, no? Se ci chiede silenzio è perché la parola che è Cristo sia più evidente in noi, no? Sia più ascoltata e testimoniata, eccetera, eccetera, no? E se ci chiede l'elemosina è perché il rapporto con l'altro sia riempito di fraternità, che è il rapporto risorto fra le persone, no? Che è il rapporto della comunione che la Pasqua rende possibile. La Pasqua, ecco, siamo arrivati al punto che ci sta veramente a cuore, no? Tra l'altro, mentre parlavi, pensavo a questa giornata che il Papa si trova
oggi va in Assiria, a Ninive, dove tutta la storia della nostra salvezza è iniziata, no? Come non solo lui parla, ma è proprio il grande attore della fraternità nel mondo, no? Dunque dicevo, la Pasqua è il centro dell'anno liturgico. Ecco, come allora far sì, insisto, che sia una Pasqua di luce e non buia, come è stato il Natale a causa di tante restrizioni. Quindi vorrei proprio adesso, desiderei che tu ci aiutassi davvero a scoprire cosa c'è dietro questa parola. E questo avvenimento direi la Pasqua è luce di per sé, cioè non è la Pasqua è luce se è Pasqua, no? E come il Natale è luce perché è Natale, e questo è più, è comunque più potente che le condizioni in cui si deve viverlo, no? O le restrizioni che impone che impongono le circostanze, o cioè pensiamo ai Natali, alle Pasque dei cristiani perseguitati, no? In tutti i regimi che ci sono stati nella storia, no? Tutti questi Pasque e Natali nascosti, no? Come, eppure che luce, no? Nell'avvenimento stesso, no? Forse appunto quest'anno, in questi anni, no, che ormai sta il tempo del Covid sta diventando anni al plurale, no? Non è più solo l'anno, perché, come ci obbligano a vivere le feste, i misteri per quello che sono, no? Per il mistero che sono e non per quello che facciamo attorno, no? Come per esempio il Natale, forse quest'anno è stato veramente più vicino al primo Natale di tanti altri Natali in cui si poteva fare chissà cosa, no? Oppure e la Pasqua, come è importante che pensiamo a come è tutto avvenimento, no? L'uomo non può aggiungere nulla all'avvenimento di Pasqua, no? Perché tanto è vero che la risurrezione di Cristo è avvenuta in un sepolcro dove non c'era nessuno, no? Non c'era nessun discepolo, era lì, o neanche le donne sono arrivate dopo, no? Proprio puro avvenimento di Cristo la risurrezione, proprio la purezza totale come la nascita, no? Di Gesù. Ma forse la Pasqua ancora di più, no? Come non c'era proprio Natale, c'è comunque Maria e Giuseppe che hanno fatto qualcosa, no? Ma la Pasqua è proprio puro avvenimento di Dio che si dona e che vive, che è luce, ed è una luce così forte che ha sbaragliato le pietre, no? Ha aperto il sepolcro, e da lì ha cominciato a irradiare e non smette di irradiare. Forse proprio ritornando a questo senso del mistero come tutto originato da Dio, come tutto grazia, no? Che siamo invitati in questo tempo, no? Che Dio ha permesso questa povertà anche di poter nell'esprimere anche liturgicamente, no? L'anno scorso è veramente stato una prova, no? Proprio dover vivere la Pasqua in modo così poco espressivo, no? Ecco, come un invito a stare di fronte al mistero nella sua gratuità totale, no? Proprio come che vince tutto, no? Vince anche magari le nostre paure, anche nell'esprimere, no? Certo. E questo è sicuramente una... E forse quest'anno...
la Pasqua dopo l'esperienza dell'anno scorso, forse è proprio quest'anno che siamo chiamati a viverla con più, con veramente con più intensità e povertà, ma anche con più gioia, no? Perché la luce la possiamo solo accogliere, non l'accendiamo noi la luce di Pasqua, no? È una luce solo che dobbiamo domandarci cosa in noi fa ombra alla luce, no? Ma per noi stessi, non è che la luce non diminuisce, ma diminuisce nell'impatto che può avere su di noi, no? E questo, vabbè, è ciò che sono proprio le nostre ombre, i nostri paraventi, le nostre maschere che bloccano la luce, ma la luce in sé, ecco. Forse veramente quest'anno siamo richiamati proprio a guardare alla luce in sé, no? Lasciarsi invadere da essa con meno difese, no? Con meno pretese, meno difese. Proprio la grande opposizione a Cristo sono le pretese, le difese Eh dell'uomo, sì. no? Poi magari alla fine farò vedere il volantone di Pasqua che tutti gli anni noi stampiamo in tutte le lingue, diffondiamo in tutto il mondo, no? Con quel testo di Giussani stupendo che dice come giovani e non più giovani, no? Tutti abbiamo bisogno, specialmente in questo tempo, di incontrare la positività del vivere e subito dopo ecco l'annuncio, Cristo è risorto, no? Vorrei ancora chiederti una cosa, padre Mauro, per il compito che tu hai nella Chiesa, nell'ordine, sei l'abate generale dei Cistercensi, tu in fondo vai in tutto il mondo, no? Incontri tutti i monasteri nel mondo e non solo monasteri, incontri un sacco di gente, ma ecco, qual è il polso che tu hai della situazione della gente oggi? Cioè, vedi anche volti luminosi oppure vedo soltanto persone stanche, un po' demotivate. Com'è la sensazione che tu hai? Paradossalmente i volti più luminosi sono spesso nelle comunità più fragili e nelle persone più fragili, in particolare gli anziani. Cioè, io incontro e vedo, li vedo davanti a me continuamente certi volti di monaci e monache molto anziani che magari sono già morti in questi anni o che sono, devono vivere a letto o infermi, ma che hanno una trasparenza di letizia e di amore a Cristo che mi sconvolge ogni volta, no? E per me sono un po' le colonne non solo dell'ordine, ma anche della Chiesa, no? Proprio e del mondo, queste persone. Mi ricordo sempre di una monaca molto anziana, ormai inferma, sempre a letto, che con due grandi occhi radiosi mi dice, oltre a parlarmi del suo rapporto veramente da innamorata con Gesù, cioè, e poi le dico come va, mi dice mi sprofondo nella volontà di Dio, cioè mi immergo nella volontà di Dio. Lo diceva con gioia, no? Proprio come accettare che la vita è nelle mani di Dio anche se quando muore, no? Ed è questo in fondo che mi dà speranza. Cioè, vedo questi volti e mi dico che anche se sono comunità che presto moriranno, cioè, io vedo la vita del seme che cade in terra e che porterà sicuramente frutto, no? E in fondo la speranza è sempre pasquale, ma pasquale per noi vuol dire la morte e risurrezione, non vuol dire solo una risurrezione che non è dalla morte, no? Ma è proprio una risurrezione che si lascia seminare in terra, che muore con letizia perché sa che darà frutto, no? Io penso che
siamo proprio invitati a questo, anche proprio per tutta la Chiesa, perché numericamente, eccetera, tutta la Chiesa vive un tempo di crisi, di fragilità, che sembra proprio che stiamo sparendo, no? Anche rispetto alla cultura che domina, eccetera. Eppure no, perché questo morire è pasquale, no? È già un segno della risurrezione. Cioè io vedo queste persone, questi volti luminosi, e mi dico, ma qui c'è la risurrezione, c'è già. È già in atto, no? Sta già, irradia già, no? Per cui è veramente la speranza è questo, no? Che Cristo è la risurrezione di Cristo è in atto, no? È un avvenimento che è già in atto nella nostra morte, nel nostro venir meno, no? Nella nostra povertà anche, nel nostro peccato, no? Proprio anche nel nostro sentirci, saperci perdonati. Ecco, questo è una forza che non, nulla può toglierci, no? Se la viviamo con fede, cioè se ci stiamo davanti, no? Se la cogliamo. Allora vengo all'ultima domanda, poi magari ci riserviamo una sorpresa per gli amici che ci seguono. Il tipo di vita che conducete voi come ordine cistercense, no? Vorrei chiederti proprio essenzialmente qual è il contributo più importante che dà alla Chiesa e alla speranza del mondo. È proprio quello che dicevamo all'inizio, no? Vivere alla luce del carisma di San Benedetto la vita come vocazione quotidiana, no? Il Papa Giovanni Paolo II aveva detto che San Benedetto aveva reso eroico il quotidiano e quotidiano l'eroico, no? Ma è proprio vivere alzandosi la mattina, sentendosi chiamati da Dio al rapporto con Lui, alla preferenza con Lui, non preferire assolutamente nulla all'amore di Cristo, no? Dice San Benedetto. È proprio questo che è importante starci. Ed è per questo anche che San Benedetto normalmente mortifica come dire, l'uso dei talenti personali come protagonismo fine a se stesso, no? Infatti dice che se uno si inorgoglisce nell'uso del suo talento, nell'esercitare il suo talento, la sua arte, gli venga tolta finché non ritorni a farlo con umiltà, no? Ma è proprio per dare al mondo questo messaggio che il valore dell'uomo è proprio che Dio lo chiama personalmente a una preferenza, no? Lo chiama con preferenza, e questo per ognuno, no? San Benedetto dice anche onorare tutti gli uomini, no? Come è importante anche nell'accoglienza proprio dare ad ognuno questo sguardo, questo messaggio che tu sei unico per Dio, cioè che sei chiamato dalla preferenza ad una preferenza, no? E questo è ciò di cui ogni uomo ha bisogno, ed è per questo che è importante, malgrado tutte le nostre miserie, che i monasteri esistano, no? Che siano luoghi in cui questa luce su Dio e di Dio sull'uomo rimanga accesa, no? Anche nelle tenebre della storia, come lo è stato San Benedetto in tempi di barbarie in cui è nato tutto il suo movimento, no? Ti rubiamo ancora 2 minuti, Padre Mauro, perché conosciamo bene la vastità dei tuoi impegni. Vorrei far vedere il manifesto che Comunione e Liberazione in questi giorni regala a tutta la gente, che dona a tutta la gente. C'è un quadro di Romanelli che si trova a Los Angeles, nel museo di Los Angeles, e mi colpisce
i volti di Pietro e di Giovanni davanti al sepolcro hanno, soprattutto Giovanni, ha questo stupore, questa sorpresa, questa curiosità di vedere che lì non c'è più Gesù, anche Pietro che solleva la sindone. E leggo solo una frase di Don Giussani, poi ti chiedo che impressione ha fatto anche a te, no? Che gli uomini, giovani e non più giovani, hanno bisogno ultimamente di una cosa, la certezza della positività del loro tempo, ecco, della loro vita, la certezza del loro destino. Cristo è risorto, è affermazione della positività del reale, è affermazione amorosa della realtà. Senza la risurrezione di Cristo c'è una sola alternativa, che è il niente. Qual è l'impressione che ti ha fatto questo manifesto di quest'anno? Sì, appunto, è bella questa compagnia che c'è fra Pietro e Giovanni nel riconoscere che Cristo vive, no? Che la vita c'è, no? C'è un abate cistercense del XII secolo che scriveva: ma se Cristo vive, io vivo io, no? Vivo anch'io. Ed è come riconoscere che da 2000 anni la vita di Cristo si vive nel mondo attraverso un corpo, attraverso una compagnia di persone, attraverso degli sguardi, che non sono per niente le persone migliori, ma sono solo persone che avevano bisogno di vivere, no? Come ogni essere umano, hanno riconosciuto che questa vita è Cristo. E non solo che Cristo la dà, ma che Cristo la è. E quindi è questa una potenza, no? Una certezza che nulla può sbaragliare, perché io posso magari rifiutare, come dire, non posso annullare la vita che qualcuno è, no? La vita che Dio è in mezzo a noi, no? E questa presenza che vive in me, no? Io sono dominato in questi tempi da questa, la frase di San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, no? E quindi è come se la mia vita non mi fosse data che per lasciar vivere Cristo in me. E questo è una grande pace, no? Una grande consolazione, perché non devo essere preoccupato di vivere chissà cosa io, ma di lasciar vivere Cristo in me. Questo è un avvenimento, non è una grazia, no? Che però vedo che avviene, che mi sorprende, no? Mi sorprende proprio e soprattutto nel rapporto con la vita che Cristo in me mi dà, no? E questa è questo che fa la Chiesa, che tesse la Chiesa, che tesse la comunità cristiana, e che irradia il corpo di Cristo all'umanità tutta intera. Grazie, Padre Mauro. A nome di tutti hai veramente acceso la luce, la speranza del nostro cuore. Ti ringraziamo tantissimo e come dire, esprimo proprio la speranza che possiamo avere ancora più avanti nel tempo la possibilità di fruire, di gioire della tua esperienza umana e di fede.